Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video, finalmente sono tornata con i prodotti finiti. Ogni tanto faccio questo genere di video, se piace ancora, diciamo, alle persone. Comunque, c'è un sacchetto quasi pieno di prodotti che ho finito e vi faccio vedere cosa ho finito e come mi sono trovata. Ogni tanto i prodotti che non metto, diciamo, in questo video o negli altri video che faccio, li metto sul vlog, per cui nel vlog vedete anche se mi sono trovata bene su questi prodotti oppure no, per cui ogni tanto faccio anche così. Allora, iniziamo perché non so più o meno quanto durerà questo video. E vi lascio il mio Instagram, così almeno lì vedete le storie, vedete le foto che metto anche sui prodotti o su tutte le cose che io uso, che non uso. Comunque c'è anche lì su Instagram, ogni tanto metto anche lì qualcosa. Allora, iniziamo con questo. Questa è Felce Azzurra, è un ammorbidente. Allora, l'odore è buonissimo. Si sente ancora, mi sono trovata bene, è molto buono come prodotto perché lascia l'odore e mi piace, perché se lasciano gli odori che vale la pena, allora ok. Infatti tra questo, l'ammorbidente e il bagnoschiuma mi sto trovando bene, hanno un odore molto molto buono, per cui questo lo ricomprerei ancora. Questo qui è ambra e vaniglia, erano 45 lavaggi, infatti mi è durato un bel po'. Comunque lo riprendo se per caso c'è una confezione così grossa, perché veramente mi sono trovata bene con questo prodotto e ve lo consiglio. Poi, altro prodotto, questo per la cucina, il Napisan, lo sgrassatore igienizzante. Questo è il limone. Questo rimuove germi e batterie, pulizia profonda e sgrassante. Anche questo è buono, cioè in senso l'odore, beh, non è che si sente proprio il limone, però non è male, è buono. Diciamo che non mi ha tanto colpito come per dire wow, è ottimo, lo ricomprerei, mi ha fatto impazzire, no. È buono come prodotto, per cui ci può stare, ogni tanto si può anche andare a comprarlo. Il Napisan come marca secondo me è anche buono, perché poi dipende come quale voi prendete. C'è questo qua, lo spray, c'è anche quello per, mi sembra, per il bagno, ce ne sono tanti tipi. Questo qua non era male, potrei, diciamo, ricomprare anche questo. Però vi consiglio che se lo volete provare, ok, perché poi dipende dai gusti delle persone. C'è chi si trova bene, c'è chi si trova male, per cui io posso dirvi sì, è buono per me, ma non è che mi ha fatto tanto impazzire come per dire lo compro sempre, capito? Io preferisco comprare prodotti ma cambiarli e cercare ovviamente di usare tanti prodotti diversi. Poi, questo per i capelli, questo qua mi sembra che era uno shampoo, sì, lo shampoo di Provo, Frank Provo. Allora, questo è con olio di jojoba, sì, capelli rovinati e fragili. Questo è di 750 ml, è bello grande e costa sui 5-6 euro. Adesso non so se l'hanno aumentato il prezzo perché non l'ho visto. Comunque questo è diventato il mio preferito perché veramente è fantastico. Io adesso non so, andando dal parrucchiere che usano questi prodotti, questi, proprio questi, sia ancora il top. Non lo so perché non ho visto una parrucchiera che li usa, però li devo vedere dov'è. Che se per caso vorrei provare ad andarci. Questo veramente è ottimo, ve lo straconsiglio perché davvero i capelli sono belli morbidi, lisci e in più cioè proprio si vede il tuo colore, per cui ottimo. Io ho preso due di questi, 5 euro, 6 euro ne vale la pena, per
per cui spendete quei 5-6 euro che ne vale la pena di questo prodotto qua. Io mi sono trovata bene ed è veramente veramente ottimo. Poi 750 ml, ancora di più. A me è durato un bel po', sinceramente, ed è fantastico. Io ve lo straconsiglio. Per cui fatemi sapere poi se l'avete provato, fatemi sapere se anche voi vi trovate bene. Io proprio per il momento adoro quello e credo che comprerò per il momento quello. Poi non lo so, come ho detto io faccio un po' e voglio provare tutto. Poi ho provato questo qua, la Svelto Power Spray Universale che piatti superfici, scioglie rapidamente il grasso ostinato. Allora, devo dire che questo qui l'ho provato. È buono, ma non è che lascia un odore che dici wow, anche quando tipo qua c'è scritto sulle superfici. Sinceramente, almeno sulle mie superfici non è ideale, perché io ho il piano induzione, per cui diciamo che non va bene. Questo dice di più sull'acciaio, se non sbaglio. Questo è meglio sull'acciaio, però io l'ho usato sia nelle padelle che nei piatti. Qui c'è scritto piatti, padelle, stoviglie, piano cottura, lavelli e piastrelle. Sinceramente non l'ho provato su tutto, ma ho provato solo su i piatti e le pentole. Diciamo che l'ho provato a spruzzare, ho aspettato, come diceva qui, poco e poi ho risciacquato. Non è che è cambiato molto. Non mi ha molto colpito, per cui non so se lo ricomprerei, non è che mi è piaciuto molto. Però se lo volete provare, provatelo, perché poi dipende, probabile che voi che avete i fornelli, quelli a gas, spruzzando sopra quelli, forse è molto ottimo, non lo so. Io che ho l'induzione, secondo me questo prodotto qua non va bene perché poi alla fine mi è rimasto tutto gli aloni, tutto non mi piace, per cui non penso che lo ricomprerei. Poi, queste invece sono le pastiglie di risparmio, le pastiglie per la lavastoviglie. Allora, io le sto ancora provando perché le ho mischiate con le altre, nel senso che lo vedi, perché hanno la busta diversa, la bustina diversa dalle altre. Non sono male, ma non è che mi colpiscono molto. Cioè, nel senso, queste le puoi prendere se per caso hai un'emergenza che dici, ok, non ce li ho, non ho soldi, spendo 1 euro o 99 centesimi, mi ricordo, sono 16, per il momento me li faccio passare, per il momento li prendo perché non ho, che ne so, non ho soldi. Ok, ci può stare. Ma se li devi prendere proprio perché sono buone, no, a me non piacciono. Cioè, questo l'ha preso il mio ragazzo, ma non lo so, secondo me non è che puliscono molto, tantomeno l'odore non si sente, sembra che puzzano. Io li sto ancora finendo perché ce ne sono ancora un po', ma qui detergente, eliminatori, brillantante, anticalcare, protezione vetro. A me non sembra che fa il suo dovere, per cui almeno io non mi sono trovata bene, tantomeno non mi piacciono. Preferisco quelli originali. Queste vanno bene solo se veramente non avete tanto, diciamo, non avete tanti soldi e avete fretta per comprarli, perché avete bisogno per la lavastoviglie, ancora sta lavatrice e non so quanti tagli dovrò fare solo per sbagliare di nuovo tutte le parole, lavatrice, lavastoviglie, ogni volta sbaglio sempre a parlare. Io non lo so, non riesco a capire perché mi confondo tra tutte e due, che poi non è proprio confondere, ma è sbagliare che ogni volta sbaglio a parlare. Comunque, queste per me bocciate. Poi andiamo avanti con questo bagno doccia latte di cocco idratante. Allora, l'odore non me lo ricordo. Allora, all'inizio sembra buono. Sì. No, però diciamo che mi sono trovata bene. Non è male, eh. È buono, eh. Non fa impazzire neanche questo, ma diciamo che è molto buono, per cui sì, potrei ricomprarlo. Luxury.
È buono, a parte che vabbè il cocco sì, un po' si sente, poi vabbè dopo non si sente più. Comunque non è male come prodotto, per cui è buono se volete provarlo. Poi ho finito il mio spray per il deodorante, questo qua è il Vidal, asciutto invisibile, vabbè non c'è niente da dire, è buono anche questo come odore, per cui ve lo consiglio anche questo qua, non è male come deodorante. Si asciuga subito. Macchie sui vestiti non li lascia, almeno non ho trovato difficoltà. Perché ci sono certi deodoranti, appena li spruzzi sotto l'ascelle, ti macchiano la maglietta, te la fanno diventare bianca di tutto di più. Invece questo no, questo non ho avuto problemi e mi sono trovata bene, per cui è buono. Poi questo qua, questo non mi piace il gusto. Ogni volta che, allora giuro che è l'ultima volta che compro dentifrici neri, almeno che non c'è quello wow proprio ok, ma questa è l'ultima volta che prendo il carbone. Allora il mio ragazzo non gli piace perché non gli piace proprio il gusto quando poi lo senti quando ti lavi i denti. Questo è di Mentadent, nuovo. Carbone attivo naturale più bianchi più naturalmente più bianchi in 2 settimane. White System. Allora, sinceramente, bianchi come per dire wow, come c'è scritto qui? No, almeno secondo me non ho trovato nessuna differenza. Questo qua per me è un po' bocciato, per cui poi è troppo pesante. Quando lo metti nei denti, che lo fai andare, no, è troppo pesante, per cui dire di no. Lasciamo perdere, almeno se voi siete trovati bene, vabbè, no, per me è un no. Vabbè, questo qua è buono, la Nivea Crema Corpo Idratante Express 5 in 1, è buono, sia come odore, sì, sia come odore, ma la Nivea, specialmente la Nivea come marca è già buona, a me piace. Questo è molto buono per il corpo, ti lascia l'odore, per cui questo è ottimo, perché appena lo metti su si sente l'odore, per cui questo qua è buono, mi sono trovata bene. Se lo volete prendere è molto buono. Poi vado un po' più veloce, se no studio dura troppo. Questo qui è stra buono, solo che il problema è che non c'è, almeno non lo trovo nei supermercati, a Venil. Questo qua l'ho preso. L'ho trovato al lavoro quando facevo case vacanze. Questo è un sapone mani e viso. Allora, per le mani qua è bio, per le mani strabuono, ma molto buono, sia l'odore che quando lo metti su sulle mani è una meraviglia. Cioè, questo è buonissimo, ve lo consiglio se ce l'avete o lo trovate. Questo io mi sono veramente trovata bene, è molto. L'odore, mamma mia, fa impazzire. Poi se lo metti sulla mano che lo fa, ti lavi le mani con questo, non lo so, è buonissimo. Questo qui, così così, il blush, lo shampoo di Battiste. Questo qua non è che mi è piaciuto tanto. Anche questo l'ho trovato nelle case vacanze dove lavoravo io prima. E ho detto lo provo perché tanto è inutile buttare un prodotto dato che costano. Una l'ha lasciato, diciamo, in casa di vacanza. Allora ho detto perché buttarlo? Lo prendo e lo uso io. Questo è un shampoo secco che vai a mettere sui capelli. Diciamo che non è stato chissà cosa. Non è che era così buono. Poi questo per me è bocciato. Cotton Flower. Della Sephora e vabbè, questo me l'hanno regalato al compleanno, mi sembra. Ma sinceramente, non mi piace sia come odore che come fa quando lo metti su, in poche parole. Non lo so, non mi convince molto. Infatti, la maggior parte l'ho un po' lasciato. Questo c'è anche crema, no, crema olio rosa, olio di argan Nivea. C'è ancora l'odore ed è strabuono. Anche questo mi sono trovata bene ed è molto buono, per cui ve lo consiglio.
per il corpo è ottimo. Io lo usavo sotto la doccia quando avevo finito e secondo me è buonissimo, non lo so, è molto buono. Beh, la Nivea per me sono molto buone le creme, io le usavo anche da piccola. Poi questo, non lo so, questo volevo farvi una recensione e volevo farvi vedere come si prova, cioè in senso come si utilizza e il risultato. Questo l'ho preso su Amazon, costa 15 euro, ci sono due bustine se non mi sbaglio, sì, due bustine. Questa è la maschera peel-off per i piedi, per far rimuovere i calli sui talloni, eccetera. Alla pesca, vabbè l'odore non si sente, non è che, però vabbè. Allora, questo qua è ottimo. Io mi sono trovata bene, infatti l'ho aggiunto ancora al carrello perché è buonissimo, cioè in senso dovete vedere il risultato. Per cui se volete che io faccia un video a parte di questo, di come funziona e il risultato, fatemelo sapere sotto in questo video, sotto nei commenti se volete che io faccia questo video, questa recensione qua. Perché secondo me è buonissimo, ne vale la pena e se avete i piedi proprio brutti come ce l'ho io adesso, questo qua è perfetto, cioè ti ritrovi i peli, c'hai i peli, i peli, ti ritrovi i piedi da Dio, come se sei andata alla spa. E adesso poi li ricomprerò ancora perché l'ho finiti. Comunque questi qua sono appunto i mattini, oh mamma, li ho conservati. Ah no, sa di pesca. Pensavo, perché è un bel po' che ce l'ho. Sono fatti così, hanno la loro chiusura e dentro mettete i piedi, cioè non, pensavo che non si sentiva la pesca, invece no, si sente come. Dato che ho trovato anche l'avocado, forse la fragola e poi altri frutti, allora l'ho messi tutti nel carrello perché li voglio comprare. Per cui fatemi sapere se volete una recensione come si usano, perché secondo me ne vale la pena, veramente. Sì, c'è la fragola, avocado e aloe vera. Questi qui sono quelli che sono usciti su Amazon. Cioè, io ve lo straconsiglio, sinceramente ve lo straconsiglio. Qua è cosa che vi ho lasciato di com'è, e poi dietro trovate i volantini di tutto quello che vi spiega, eccetera. Cioè, secondo me è fantastico. Io ho fatto le clip perché così l'ho già fatto, già adesso erano due bustine, ho fatto le clip, per cui se appunto volete il video ve lo faccio vi metto anche le clip dove ho provato questi e vi faccio vedere il risultato. E poi proviamo anche le altre insieme. Per cui fatemi sapere se volete video di questo. Così almeno se volete provare a dire ok, guardo prima il tuo video, poi se mi convince guardando il tuo video, allora lo compro anch'io. Dato che 15 euro è abbastanza un po' caruccio, ma per quello che fa, secondo me no. È il migliore, cioè non è caruccio per niente, il prezzo ne vale secondo me. Per cui, anzi, non vedo l'ora di prenderne altri, fare tipo la scorta perché sinceramente è strabuono. Poi questo qua è il mascara waterproof, che non mi ricordo di chi è, però questo mi sono trovata bene anche con questo. Questo qua è buono. Anche lo scovolino, ah, Rimmel London. Lo scovolino è fantastico, mi sono trovata bene. Per cui, se per caso lo trovo, lo ricomprerei ancora. Questo è molto. È promosso anche questo. Questo qui è la crema fondotinta. Scusate, adesso, ecco, adesso fan.
mi sporco, l'ho proprio finito, l'ho anche rotto. Questo qua come colore è ottimo. Adesso non so, no, non si vede perché è troppo lontano. Comunque, è buono, però dopo un po', secondo me, diventa pesante. Per cui non è che sia il massimo massimo. Però mi sono trovata bene. L'unica cosa che non copre come voglio io. Per cui come la copertina non va bene, ma come il resto è abbastanza buono. Poi questo, Yves Rocher, è una crema mani. Sì, buono. Non è male. Non dico che sia... È buono, però come odore sì, anche questo è buono. L'unica cosa che adesso la Yves Rocher ho solo gli smalti, sto finendo gli smalti e poi basta. Perché i prodotti della Yves Rocher secondo me non è che mi hanno colpito molto, non sono stati dei prodotti come per dire wow che vendono alla Sephora. Questi qua sono prodotti un po' tipo come, non dico i cinesi, ma con la qualità un po' così così, perché non è che mi sono trovata bene. Questo invece mi sono trovata bene. Questo qua di Glossip. È un prime per viso fare, diciamo, il fresco. L'ho finito tutto. Solo che appunto non esiste più questa marca. Mi dispiace perché mi sono trovata bene con questa marca qua. E non c'è più. Però mi sono trovata bene anche con questo. Poi... vediamo. Ah, questo è l'evasmalto, l'acetone. Questo qua l'ho trovato anche questo in casa di vacanze. Finito. Non è male anche questo, però secondo me è troppo forte e ha un odore troppo forte. Però vabbè, tanto non lo ricomprerò perché tanto non... da noi almeno io non l'ho mai visto, per cui non c'è. Poi, due smalti che ho finito, stranamente dopo tanti anni. Sempre gloss, questo qua rosso, molto bello come colore e anche ottimo. Mi sono trovata bene con gli smalti di gloss, solo che appunto non c'è più il negozio, non c'è neanche sul sito, per cui è andato proprio finito. E anche questo Fabi, che l'aveva fatta Chiara Ferragni, anche questo qua rosa, dopo 2 anni, anche 3, l'ho finito. Diciamo che è buono. Stranamente sto finendo un po' di smalti, meno male perché sinceramente, cioè, non avete idea ogni volta quanto hai 50.000 smalti che dici, cioè, ok, però averne troppi e poi dopo si seccano e tu hai speso soldi per niente, sinceramente anche no. Gli ultimi due prodotti, scusate se il video dura troppo. Questo che mi sono trovata bene, l'eyeliner della Sephora. Aspettate, che sembra un evidenziatore molto carino poi come fatto, solo che mi è finito. Però mi sono trovata bene con questo, era ottimo. Io adesso ho il blu, il marrone e il grigio, solo che quelli lì sono troppo liquidi, secondo me, per cui quando li metto su non mi piacciono. Ma anche come i colori sui miei occhi non vanno bene. Li userò per casa, li metterò per casa, anche se appena li metti su devi passare 2 volte. Invece con questo, stranamente, con una passata, boh, sono riuscita a metterlo senza difficoltà. Invece con quelli devi fare almeno 2 o 3 passate. Ultimo prodotto, che è questo eyeliner fantastico, che adesso ho visto e hanno aumentato il prezzo. Costava 25 euro. E me l'hanno aumentato e adesso costa 30 euro per un eyeliner. Questo è di Tarte, sì, Tarte, non so come si dice. È un duple tac, boh, anche questo non so come si dice. Comunque questo qua, che ha praticamente la penna di eyeliner qui liquida, questa punta sottile, e invece di qui... i capelli all'altro che voi tirate su, lo girate e alla tipo la matita, io la chiamo così, la matita,
e ha veramente due punte diverse. Io mi sono trovata bene con tutte e due, è fantastico, lo voglio comprare perché per il momento è l'unico, ma proprio l'unico eyeliner che mi è piaciuto veramente, che è fantastico, veramente fantastico. Adesso questo qua che uso è una matita nera, che ho preso acqua e sapone. Questa, anche questa è buona, ma questo è imbattibile, non la batte nessuno. Infatti, peccato che il prezzo è altino, però dato che mi sono trovata veramente bene ed è fantastico come prodotto, allora lo voglio comprare. Questa volta ne compro due. Credo che mi è durato più di 5 mesi, se non mi sbaglio, o di più, non mi ricordo. Comunque mi è durato tanto e sinceramente è ottimo. Veramente ottimo, per cui ve lo straconsiglio. Fatemi sapere se anche voi l'avete provato, perché sinceramente questo merita. 30 euro ma meritano, per cui appunto, come vi dicevo, se sono prodotti che meritano e hanno una qualità ottima, che dici, cioè con questo, con una sola passata nell'occhio, cioè ti sei già truccata, per farvi capire. Per cui è fantastico, cioè non c'è niente da dire. Lo voglio ricomprare, per cui ora che lo ricompro io, credo che esce prima questo video, poi lo compro io di sicuro. Comunque spero prima di Natale di riuscire a comprarlo, perché è veramente buono come liner. Niente, dato che questo video è durato troppo e i prodotti non erano pochi, io vi aspetto sul mio Instagram, mi raccomando, che possiamo anche parlarci in privato. Scambiarci le cose, ad esempio i prodotti che usiamo, sul make-up, quello che ti consiglio, questo è ottimo, oppure ho trovato questo prodotto per il bagno che è fantastico, eccetera. Oppure potete anche, non so, stare sul mio profilo. Ogni tanto ci sono foto diverse di tutto il genere, ogni tanto metto anche qualche video lì per qualche anteprima, se prima che esce su YouTube, e stessa cosa sulle storie, per cui vedete molte cose prima su Instagram che su YouTube. Per cui se volete seguirmi vi lascio il mio Instagram qui, io vi aspetto. Mi raccomando, se dovete diciamo chiedermi l'amicizia, mandatemi un messaggio privato dicendo che passate dal mio canale, perché così ve l'accetto. Voglio essere sicura che non ci siano fake dove ovviamente mi seguono tanto per seguirmi. E niente, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi sia su questo che sul secondo canale, che vi lascio qua il nome del secondo canale, che anche lì metto i video, un video a settimana, esce sempre. E un commentino qua sotto se avete provato questi prodotti o se avete qualche prodotto da consigliarmi o da provare, non lo so. Detto questo, io vi lascio e noi ci vediamo al prossimo video. Scusate se il video è durato troppo, però parlo anch'io un pochettino, un po' troppo, però cerco di migliorare. Detto questo, al prossimo video. Ciao!